Questa mattina, nell'aula magna dell'Istituto ITG Oriani di Faenza, si è svolta la premiazione del concorso La mia camera ideale, indetto dall'indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio e rivolto a tutti gli alunni di terza media del territorio. Questa mattina sono stati premiati i ragazzi delle medie che hanno partecipato al progetto La mia camera ideale. Come è nata questa idea? L'idea è nata con l'intento di valorizzare la progettualità nei ragazzi e anche per avvicinare i ragazzi al nostro istituto e all'indirizzo di costruzione ambiente e territorio in particolare. I ragazzi molto spesso a scuola vivono in una dimensione un po' troppo frenata, hanno bisogno di esprimersi, hanno bisogno di trovare un contatto con quella che è la loro realtà ma anche con quelli che sono i loro sogni. E in questo senso la Commissione ha inteso dare un tema al concorso che potesse avvicinare, diciamo, la tematica del concorso a quelli che sono i sogni e i desideri dei ragazzi sani, e si è pensato di dar loro la possibilità di disegnare quella che è la loro camera, che potrebbe essere la loro camera ideale, insomma. E effettivamente la cosa, pur essendo un esperimento per noi, perché era la prima volta che la facevamo, non avevamo mai tentato questo esperimento, è stato un esperimento ben riuscito, perché ha visto il coinvolgimento di una settantina di ragazzi di scuole medie di Faenza, ma anche di Brisighella, di Modigliana, di Solarolo, quindi diciamo del bacino d'utenza faentino, e ha visto veramente l'interesse e la partecipazione anche di docenti delle scuole medie che sono stati coinvolti. In alcuni casi sono stati dei lavori individuali, in altri casi lavori individuali ma seguiti in gruppo, e la commissione, formata da un geometro, un architetto e un ingegnere, ha lavorato duramente per poter scegliere fra la settantina di ragazzi partecipanti quelli che erano i lavori dei 15 considerati come vincitori. La scelta è stata ardua, però alla fine ci si è riusciti. Noi ringraziamo tutti i partecipanti e ovviamente puntiamo il prossimo anno a rinnovare l'edizione. Tu, Lorenzo, sei arrivato primo in questa gara. Come mai hai deciso di partecipare a questo concorso? Perché penso che sia una bella iniziativa. Come hai pensato la tua camera ideale? Ho pensato tanto e mi è venuta in mente un'idea che mi piace da sempre, di farla a casa sull'albero. Ma come è fatta? Normalissima, c'è cioè una sala, un piccolo bagno e la camera da letto. E come mai proprio l'idea di farla sull'albero? Perché mi è sempre piaciuta e anche alcuni miei amici hanno la casa sull'albero. E invece com'è stato vincere? Bello, divertente. Contenta anche del tuo premio? Sì, sì. Tu, Luca, invece sei arrivato secondo classificato. Come mai avevi deciso di partecipare a questo progetto? Perché mi piaceva come iniziativa. E come hai pensato la tua camera ideale? Ho pensato la mia camera ideale come tutto quello che ho sempre voluto nella mia stanza. Cioè la piscina col trampolino e una grande stanza per poter fare tutto quello che voglio. Ma ti sei divertito a fare questo progetto? Sì, abbastanza. E com'è stato vincere? Vincere è stato bellissimo e non me l'aspettavo. Tu, Giulia, invece sei arrivata terza. Come mai hai deciso di partecipare a questo progetto? È stato il mio professore di tecnologia che ci ha fatto venire, ci ha fatto mostrare questo progetto e a noi è piaciuto tanto. E come hai pensato alla tua camera ideale? Ho pensato a uno spazio tutto mio, grande, spazioso, in cui potessi fare cose diverse e utili. E pensi che un giorno riuscirai a realizzarla una camera così? Magari, comunque, cioè, spero di sì. Com'è stato vincere? È stato bello. Francesca Diletta per Faenza Web TV.